Un viaggio virtuale a bordo di una nave Costa, di cui tanto si è parlato in queste settimane, la Costa Diadema. Lo facciamo col dottor Gennaro Iacono, ischitano doc. Buonasera Gennaro e bentornato a Ischia, innanzitutto. Buonasera Amedeo e buonasera a tutti gli ischitani in ascolto. Allora, Gennaro Iacono, diciamo subito, che mestiere fa sulla nave Costa? Io sono direttore sanitario delle navi in quanto abilitato internazionale, sono uno dei medici iscritti al Ministero come medico per le navi da crociera e poiché la Costa è l'unica compagnia italiana con bandiera italiana, chiama necessariamente i medici da quell'elenco di cui ti ho detto e quindi lavoro saltuariamente, diciamo diversi mesi all'anno, sulle navi. Senti, ci racconti, lo abbiamo letto, lo sappiamo, la conosciamo, la questione l'abbiamo seguita, però a larghi linee ed in sintesi questa odissea, come è nata e come è venuta avanti, insomma, che è successo? È successo che noi fino alla metà di febbraio, io mi sono imbarcato agli inizi di gennaio, il 7-8 gennaio, ma per i primi 40 giorni non c'è stato assolutamente nulla, la nave viaggiava negli Emirati Arabi con percorso settimanale, cambiando ogni settimana 5.000 passeggeri e verso il 18 febbraio è venuto a bordo un assistente medico, cioè il mio secondo, il mio vice, avvicendandosi a quello precedente e anche lui in ottima salute, altrimenti non avrebbe potuto salire. Il problema è che proprio lui alla fine di febbraio o ai primi di marzo ha cominciato ad avere qualche sintomo. Fino a quel momento noi avevamo conoscenza del virus, vada bene, stiamo parlando di fine febbraio, inizio marzo, solo per sentito dire o in base a quello che gli organi di stampa dicevano e parlavano del virus cinese. In Italia, in effetti, fino a quelle date lì, 20-25 febbraio, 1 marzo, se ne sapeva poco o nulla e si sentiva come una eco lontana. Il problema è stato quando ce lo siamo trovati davanti. E ti dico subito che il collega ha cominciato a sentirsi male intorno al 4-5 marzo e contemporaneamente ad un altro paio di persone, un ufficiale di macchina e una passeggera. Avendoli più volte visti e visitati ho pensato che la passeggera avesse una broncopolmonite, ma non andavo a pensare ancora alle conseguenze del virus perché, come ho detto, se ne conosceva ancora abbastanza poco come sintomatologia e quadro clinico. Il 10 marzo ho inviato a terra la passeggera, era un'anziana, credo, francese, mentre il 12 marzo il collega medico di bordo, secondo medico di bordo, diciamo così, il mio vice, ha cominciato ad avere dei sintomi molto più seri e a quel punto ho dovuto mandare in ospedale a Dubai anche lui. Però ormai tra il 10 e il 12 marzo la cosa era chiara e si capiva a quel punto di che cosa si trattava. Il collega è stato immediatamente ricoverato in rianimazione perché aveva dei parametri molto sballati e contemporaneamente è arrivato il primo decreto del presidente, il DPCM, con cui appunto veniva interrotto ogni tipo di attività turistica. Tra il 10 e il 12 la nave è stata completamente svuotata dei passeggeri che erano a bordo e tutti quanti sono stati imbarcati sui charter per rientrare nelle destinazioni, principalmente erano italiani, si trattava di 4.000 persone, 1.000 erano italiani, altri 3.000 erano di altre nazionalità del mondo, americani, francesi, tedeschi, eccetera. La nave completamente vuota, il 13 marzo ha iniziato un viaggio di rientro, diciamo l'odissea di cui hai parlato. Ed è stata la cosa più difficile da portare a termine, perché chiariamo, stiamo parlando della più grande nave italiana, per cui l'equipaggio, uno lo immagina con numeri esigui, ma stiamo parlando di 1.255 persone, cioè una folla, è un paese intero e siamo solo l'equipaggio. Senti Gennaro, scusami, per quanto riguarda i numeri dei contagiati a bordo, a quanto siete arrivati? Allora, io partendo dal 13 marzo che abbiamo lasciato Dubai, le diagnosi le ho potute fare solo in base alla clinica, per diagnosi clinica intendo la sintomatologia e anche qui c'è da dire che i sintomi non sono mai, ancora adesso, non sono stati tutti chiariti e conosciuti. Anzi, in questo devo ringraziare i colleghi di Ischia con cui sono stato in connessione Facebook attraverso i social e anche altri colleghi, mi sono iscritto a diversi social di condivisione delle notizie proprio perché era tutto nuovo per noi
e abbiamo scambiato le notizie, ho potuto identificare i sintomi, che talvolta sono davvero molto flebili, addirittura confondibili con altri tipi di malattie. Scusami, ti rispondo subito. In base a questo, io la diagnosi clinica l'ho fatta per almeno 250-300 persone, di questi 1255. Quando siamo arrivati in Italia, poi abbiamo fatto i famosi STIC, il test immunologico sul sangue, e sono stati confermati circa 140. Però nel frattempo devo dire che molti erano guariti, quindi diciamo che la positività era trascorsa ormai. E le tue condizioni personali di salute come sono state? Io ho avuto la febbre dal 18 marzo, cioè 6 giorni dopo che il collega è sceso, perché immagino che sia stato lui a trasmettermelo, fino al 28 marzo, ovvero prima che arrivassimo in Italia, nelle acque territoriali italiane. Febbre intendo tra 37 e 38, e in questo devo veramente essere fortunato, ringraziare qualcuno ai piani superiori, perché altri coetanei miei, tra cui il mio amico e collega di Ischia, ma tanti altri, hanno avuto e hanno una sorte un po' più seria, insomma. Senti, e quindi sei rimasto unico medico a bordo a quel punto? Sono rimasto unico medico a bordo, febbricitante, contando sulla collaborazione di 4 validi professionisti che erano i miei infermieri. Ho retto e ho gestito la situazione per quanto mi è stato dato. Il problema era anche i farmaci, perché come sai non esistono farmaci specifici, per cui ho trattato tutto sintomatologicamente attraverso i farmaci che avevamo a bordo. E insomma, diciamo che riuscendo a gestire questo, ho avuto alcuni casi gravi che poi ho smaltito, uno a Cipro e l'altro altri 4 all'arrivo in Italia, e facendo così diciamo che i casi gravi sono stati inviati ai centri di riferimento Covid. Ricordiamo che oltre a te c'era un altro ischitano a bordo. Sì, l'amico ormai, perché non era, lo conoscevo di famiglia, a parte che appunto è conterraneo, Giuseppe Mattera, ufficiale di macchina, un ragazzo veramente molto simpatico, siamo diventati ancora più amici. Per fortuna sua è completamente fuori da qualsiasi tipo di problema, anche perché lui effettivamente non frequentava l'ambiente passeggeri e quindi non aveva comunque nessuna occasione di contagio. Senti Gennaro, l'Odissea, prima di arrivare a Piombino, insomma, li vogliamo, non li vogliamo, quasi, qua no, poi alla fine il sindaco di Piombino ha detto sì, venite qui, tant'è vero che diversi sindaci, tra cui quello di Procida, hanno ringraziato il sindaco di Piombino per l'accoglienza. Tutti l'abbiamo ringraziato, il sindaco di Piombino, perché è stato veramente un gesto molto generoso da parte sua, proprio in un momento in cui a bordo c'era un morale sotto i piedi e comunque non si riusciva a sbloccare la situazione, in quanto, considerandosi nave infetta, non eravamo graditi da nessuna parte. Alcune città come Savona o Civitavecchia, che di solito fanno caposcalo per noi, per la nostra compagnia, no, erano già oberate da altre navi, e quindi la nostra nave, che stava portando un numero così elevato di persone a rischio, non era accettata, anche se mi sembra tutto abbastanza assurdo, perché appunto organi amministrativi che superano organi militari, perché le capitanerie ci volevano far entrare, i sindaci invece no. E quindi giunti a Piombino, con grossi applausi e ringraziamenti, abbiamo visto anche le immagini che hanno fatto il giro dei social, eccetera, chi è rimasto a bordo e chi invece è potuto scendere? Appena siamo arrivati a Piombino, le autorità sanitarie locali hanno imposto a tutti il test sierologico per individuare chi era già stato contagiato o chi era ancora contagiato. Questo test ha ridotto di molto il numero dei casi clinici che avevo individuato, portandoli circa a 90-100 casi. Successivamente, nei giorni successivi, questo però non è bastato per far scendere i passeggeri a terra, è stato necessario fare dei tamponi. Sono stati fatti dei tamponi soprattutto sui casi più sintomatici, su chi aveva ancora la febbre o chi aveva alcuni tipi di sintomi un po' più evidenti, e ovviamente anche al personale sanitario, fra cui io, che ho avuto il tampone, ma a quel punto ero
era negativo, e stiamo parlando dei primi giorni di aprile ormai, 8 aprile, sì, nel frattempo eravamo arrivati ad aprile, dal 5 all'8 aprile hanno fatto 150 tamponi, i primi 150 tamponi, individuando 30 casi che sono poi rimasti quelli di positività, e quindi poi in effetti i positivi veri e propri sono rimasti quelli lì, perché nel frattempo quello che era il quick test che indicava i 100 casi è diventato poi inutile quasi, perché adesso vale solo il tampone. E poi questi 30 casi sono stati ricoverati in ospedali della terraferma o sono rimasti su alla nave? No, io ho potuto ricoverare solo il 31 marzo, quando siamo arrivati a Piombino, ho potuto far ricoverare i primi 7 casi, dopodiché mi è stato proibito di mandare a terra casi solo sintomatici, ovvero mi era stato dato un codice, una serie di parametri, solo oltre i quali mi era possibile chiamare l'ambulanza. Ovviamente avevo un ospedale da campo proprio sotto la nave per i controlli clinici del caso, e ho potuto così gestire i passeggeri, i ragazzi, perché poi alla fine l'equipaggio sono quasi tutti ragazzi, più seri, con delle sintomatologie un po' più preoccupanti, fermo restando che appena individuato il caso poi me lo rimandavano a bordo, e ovviamente io avevo chiaramente tutti isolati cabina per cabina, approfittando del fatto che la nave era vuota. Tutti i 1255 eravamo ciascuno in una cabina singola, con servizio di pasto all'interno della cabina. Noi non potevamo lasciare la cabina se non per l'orario di lavoro. E chi non doveva lavorare, quindi immaginate quando non ci sono passeggeri, i ballerini, il casinò, alcuni servizi di bordo non funzionano. Pertanto gli addetti a quei servizi restano nella cabina H24, perché non hanno motivo di lasciare la cabina. Oh, che tu sappia, Mattera è tornato a Ischia. No, Mattera fa parte di quel gruppo di gestione nave minima, per cui resterà a bordo fino a fine contratto, che credo sia fra maggio e giugno, quindi almeno altri 2 mesi. Ma la nave resta a Piombino o sarà trasferita altrove? Non si sa ancora, per adesso sicuramente resta a Piombino finché non la scaricano. Quando ieri ho lasciato la nave erano a bordo ancora 700 persone, perché stavano aspettando di fare il tampone a tutti, perché le autorità sanitarie hanno contingentato i tamponi, ne fanno circa 100-150 ogni 3 giorni, perché poi ci vuole il risultato, evidentemente c'è un laboratorio specifico dedicato, per cui ogni volta devono farli, aspettare il risultato, pertanto ne fanno 150 ogni 3 giorni, andando avanti così la nave si svuoterà fino al minimo in una settimana ancora, 10 giorni. Poi dopodiché non si sa. La mia non sa che cosa fa. Ricordiamo, tu quando è che sei partito, quando ti sei imbarcato? Io sono partito il 7-8 gennaio. 8 gennaio. Oggi siamo a fine aprile, quindi sono ben 4 mesi pieni che non vedi la tua famiglia. Sei arrivato sul suolo natio, però stai ancora in quarantena. Sì, approfittando del fatto che ho una casa ancora neanche completata, la famiglia abbiamo scelto questo tipo di soluzione. E niente, solo video chat ancora con la famiglia, o mi portano le spese fuori al cortile, mi guardo bene, tra l'altro avendo una sorella con dei problemi di salute, e ovviamente delle figlie, la famiglia, insomma cerco di preservare al massimo la salute di tutti. Senti Gennaro, una cosa fuori verbale, da isolano, da medico e soprattutto da persona che a Serrara Fontale è stato anche amministratore pubblico, no? Sei stato assessore con Luigione, mi pare? Con Luigione e anche con Cesare. Perfetto, quindi voglio dire, ecco, ne parlavamo poco prima di incominciare questa chiacchierata, l'onda lunga fino a Piombino di questa storia di Villa Mercede, che cosa ti è arrivato? Cioè che idea ti sei fatto un po', anche in queste ore che stai qui a Ischia, se hai avuto modo di parlare con qualcuno del posto? Un po' ti chiedo una sensazione, una cosa. Tutto quello che so è quello che ho appreso dagli organi di stampa e quello che è arrivato. Io ho tante amicizie ovviamente nel mondo medico, ne approfitto per salutare e ringraziare, come ho detto, i colleghi con cui mi sono interfacciato durante questo periodo. Di Villa Mercede so quello che si è saputo in giro, e ovviamente se quella è la verità, ovvero se la verità giornalistica è uguale alla verità storica, devo dire che sicuramente da qualche parte c'è stata una toppa, un qualche errore nella gestione perlomeno dei primissimi casi clinici, il famoso paziente zero,
che poi ha innescato tutto il resto, perché è ovvio che laddove è gestito male il paziente zero, laddove non ci sono dei sistemi di isolamento e di controllo del possibile contagio, il contagio va in spread out, come diciamo noi, ovvero si diffonde in modo incontrollato, fuori controllo. Tra l'altro, proprio perché questo virus io l'ho conosciuto molto da vicino, posso dire, ha degli aspetti subdoli e veramente molto pericolosi, perché se uno non ha visto e non conosce tutti quanti le varie sintomatologie, può confondere con un banale raffreddore, e invece si tratta poi del virus che porta a esiti anche, soprattutto laddove stiamo parlando di persone anziane. Per cui da qualche parte qualcuno non ha saputo gestire prudentemente alcuni aspetti. Non voglio dire chi, perché assolutamente... No, vabbè, tanto è chiaro che poi, come dicono anche i sindaci, c'è tempo per poter andare a cercare cause e colpe, quindi colpevoli. Quindi per il momento bisogna tenere in mano la situazione e cercare di arginare gli effetti negativi. Sembra che bene o male nelle ultime ore ci stiamo riuscendo, perché altri casi non ne stanno emergendo, quindi... vediamola bene così. Però intanto, ecco, voglio approfittare del fatto che sei medico che insomma viaggia e quindi conosce gente e situazioni e ha visto il coronavirus proprio de visu, di faccia. Ecco, tante cose che si stanno mettendo in campo, tipo delle cure che si stanno tentando, quelle del professor Ascirto, tante cose relative ad un vaccino che sembra che non arriverà se non prima di un anno e mezzo, due. Tante cose che si sentono anche nel mondo di come poter scongiurare e debellare questo virus. Tu che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto? Io sono stato, ripeto, doppiamente benedetto e fortunato, perché usando solo i sintomatologici, quindi tachipirina o poco di più, sono riuscito a tenere sotto controllo il numero dei casi. Laddove altri colleghi su altre navi hanno usato la stessa tecnica, non ci sono riuscito e hanno avuto anche delle perdite. Il virus è ancora del tutto sconosciuto, abbiamo detto poco fa, io sono partito il 7 gennaio quando nessuno sapeva neanche cosa fosse il Covid-19, per cui io mi sono dovuto aggiornare attraverso i social, attraverso gli organi di stampa, internet e tutto ciò che poteva arrivarmi di possibile, per poter usare al meglio quello che sapevo fare e i farmaci che avevo a bordo. Il vaccino, lo sanno tutti, credo che sia stato già detto mille volte, ha bisogno di essere testato, prima in vitro, poi su animali, poi sull'essere umano, e questo ha bisogno di tempi tecnici, per cui immagino che ci vorrà un anno e mezzo. Se hanno cominciato già da qualche mese, credo non prima della fine dell'anno si avrà un vaccino degno di questo nome, a parte quelli che ogni tanto buttano la bufala di averlo già trovato. Per quanto riguarda la soluzione del problema, sinceramente non te la so dire, perché è ancora tutto nuovo e non abbiamo idea se per esempio un contagiato che sia guarito, faccio l'esempio io ma tanti altri che ho visto, potrebbero ricontagiarsi. Questo ancora non si sa e nessuno può assicurarlo. È chiaro che c'è adesso, io ho adesso un patrimonio immunologico degli anticorpi, ma poiché il coronavirus è molto assomigliante al raffreddore, tutti sappiamo che il raffreddore lo possiamo prendere più volte all'anno, non è una varicella che si prende una volta nella vita, che non è un coronavirus tra l'altro, per cui le caratteristiche di questo virus dovranno essere studiate, identificate, prima di poter dire se siamo al sicuro o no. Non è affatto detto che questa famosa curva vada in giù per sempre, noi tutti ce lo auguriamo, perché stiamo parlando di casi letali e di un rischio molto alto per la popolazione, ma nessuno credo, e io meno che gli altri, possiamo assicurare che tutto andrà bene veramente, ce lo auguriamo. Oh, senti, non perché abbiamo fretta di rispedirti nuovamente via, ma hai già idea di quando sarà il prossimo imbarco e che destinazione farai? Purtroppo no, la compagnia, come tutte quante le compagnie crocieristiche in questo momento, ha sospeso a data da destinarsi. Io, essendo un medico, sono ancora legato all'isola e ad attività professionali che faccio sull'isola. Sto valutando, finita la quarantena, se riprendere le attività sul territorio, e in questo aspetto anche notizie dall'azienda. Se l'azienda ovviamente sospenderà ancora a lungo, ovviamente mi rivolgerò
al territorio per trovare lavoro sul territorio, chiaro. E ne troverai sicuramente, perché sappiamo anche dell'emergenza che c'era già da prima del coronavirus, dei medici di base che andavano un poco esaurendosi, un po' per età, un po' per altre situazioni. Proprio lì a Fontana mi pare di aver sentito che c'era stata una difficoltà di un medico che aveva optato per un bacino rispetto ad un altro, e c'era gente che temeva: e mo da chi vado a farmi scrivere la ricetta? Quindi c'è bisogno di medici giovani che possano agire sul territorio. Giovani, grazie, ma non credo che stai parlando di me, ovviamente. Ma no, anche e soprattutto perché conosci il territorio lì a Serrara Fontana, ma non solo, a Sant'Angelo, e comunque hai conoscenza di persone e cose, no? Sì, assolutamente sì. Non sono nato, perché per motivi di famiglia non sono nato qui, ma sono qui dalla nascita, praticamente. E la mia famiglia è di qua tutta, quindi sì, assolutamente sono territorialmente molto inserito, diciamo. Bene, allora buona permanenza in prigione, in questa prigione dorata di quel di Buonopane, abbiamo detto. Poi quando sì, andrai un po' più su verso Fontana per ricongiungerti finalmente con i tuoi cari, ovviamente occhio a Villa Mercedes, mi raccomando. Okay. Va bene. Tu volevi fare dei ringraziamenti, va bene così? Volevi fare dei ringraziamenti? Volevo, del resto, credo di averlo già fatto, ovvero ringraziare tutti i colleghi che mi sono stati vicini, gli amici, la famiglia. Dei colleghi parlo soprattutto di quelli che, con cui sono stato in contatto via social, Pasquale Arcamone e Pasquale Scannapieco. Entrambi sono stati via social molto preziosi, se non altro per una compagnia morale, ovviamente, nei momenti più difficili di questa odissea. Beh, visto il lavoro, scusami Gennaro, visto il lavoro specifico di Pasquale Arcamone, mi sembra che da un punto di vista psicologico abbia fatto un buon gioco, no? Assolutamente sì, ma poi è simpatico e ci conosciamo da molti anni, ma soprattutto perché appunto abbiamo potuto scambiare notizie ed aggiornamenti anche rispetto a tutto ciò che è nuovo per noi, come stavo dicendo poco fa. Bene, buona permanenza, Gennaro Iacono, ci rivediamo quanto prima, speriamo di persona, così queste cose ce le possiamo raccontare in maniera più diretta. Magari parlando di altro. Magari parlando di altro. Perfetto, grazie. Grazie Gennaro, grazie, buonasera.